Avete la carta pacchi? Bene, e allora facciamo le uova! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, oggi uova di Pasqua fatte semplicemente con della carta pacchi e poco altro. E allora, stuzzico la vostra fantasia e vi porto con me sul piano da lavoro per vedere come si fanno queste bellissime uova. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre uova. Allora, le nostre uova di carta pacchi. Innanzitutto un uovo, quest'altro non è che un uovo di polistirolo ricoperto con della carta pacchi appiccicata strisciolina per strisciolina. Io l'ho comprato così a poco più di 1,50 € in un negozio di belle arti, ma se non doveste trovarlo già ricoperto di carta sarà semplicissimo ricoprirlo da voi. Basterà appunto prendere la carta pacchi, farla a striscioline e ricoprirlo spicchietto per spicchietto. Questo uovo è circa 15 cm di altezza, quindi un uovo in polistirolo ricoperto di carta pacchi, della carta pacchi, degli spilli, dei normalissimi spilli. Questi non sono normalissimi, ve li faccio vedere perché sono quelli più piccoli. Guardate, sono quelli con metà lunghezza, saranno lunghi 1 cm più o meno, ma potete usare anche quelli normali lunghi 2,5 cm. Un paio di forbici e se agli strass il lavoretto viene meglio, poi un pochino di spago, nastrino, corda, quello che vorrete voi, e poi a discrezione delle perline adesive. Queste le ho comprate dai cinesi, tutto il pacchetto a 1,50 €. Cominciamo subito. Come prima cosa prendiamo un bel po' di carta pacchi. Ne ho fatto un rullino e ne tagliamo più o meno una striscettina da 3 cm, così. Prendiamo questa striscia lunga di carta pacchi e pieghiamola a zig zag. Facciamo un bel po' di queste striscioline, così piegate a zig zag. Pieghiamo questa fisarmonica a metà. Allora, quindi avremo questa fisarmonica piegata. Dispieghiamola leggermente e per una questione di praticità tagliamola più o meno al mezzo, a metà, così. Vi dico di praticità, ora vi faccio vedere perché. Adesso prendiamo una delle due parti, la pieghiamo a metà formando un rettangolino e poi ancora a metà formando un quadratino. Prendiamo tra le dita la parte che non ha lembi aperti, guardate, lembo aperto, lembo chiuso, anche se questi sono due ma non hanno foglietti svolazzanti, e lo prendiamo tra le dita così. E creiamo la forma di una goccia, quindi vi ho fatto togliere metà carta prima perché sennò lo spessore sarebbe stato troppo da tagliare per le forbici. E allora piano piano ritagliamo una bella gocciolona. Voilà. Quando apriremo questa gocciolona ci accorgeremo che avremo fatto una serie di questi sorta di quadrifoglietti. Bene, facciamone una miriade perché dobbiamo ricoprire tutto l'uovo, e li facciamo di 3 misure: una misura più grande, quindi questa misura, poi una misura leggermente più piccola e una misura ancora più piccola. E dopo esservi fatti venire una crisi di identità e credervi la nuova Cerere del 2000, e allora, dopo aver ritagliato, eccoci qua ad assemblare il nostro ovetto. Prendiamo uno dei fiorellini più grande, poi prendiamo l'intermedio e mettiamolo con i petali lì dove c'è lo spazio tra un petalo e l'altro del più grande. Quindi facciamo la stessa cosa anche con il più piccolo dei tre. Diamo un andamento molto altalenante. Prendiamo un aghino e conficchiamolo dentro così. È il nostro primo fiorellino, è messo sul nostro ovetto. Adesso potete fermarvi così o, se vi piace, solo se vi piace, prendere una perlina adesiva. Queste sono perline che da una parte appunto hanno un po' di adesivo,
è incollarla sulla capocchia dell'ago proprio al centro, così. Vedete? Risalta maggiormente. Ora, dove mettere il prossimo ago? Non troppo distante dal primo, quindi fate in modo che i petali un pochettino si intersechino, facciamolo assieme. E lo infilzo qui, un po' più giù rispetto a quello di prima. Fisso bene, faccio sollevare anche gli altri petali e li faccio un pochino incastrare gli uni agli altri, così. E procedo a ricoprire tutto l'ovetto. Sull'apice, prima di continuare, vorrei mettere una trecciolina. E come faccio? Faccio un nodino quassù. Cominciamo ad annodare a treccina. Lo faccio prima di concludere la messa in opera dei fiori, perché poi così viene nascosto il punto in cui lo aggancio. Quando sarete soddisfatti della lunghezza della vostra trecciolina, basterà praticare un nodino nella parte finale, in modo da bloccarne il movimento. E poi, quando metteremo dei fiorellini, con uno spillino dei fiorellini andremo a bloccare anche il nastrino. Ora vi faccio vedere. E allora prendo la mia cordicella e, lasciando un po', passo in mezzo, infilzo e apro e sistemo. E così il capetto rimarrà nascosto tra i vari fiorellini. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte con un altro fiorellino. Naturalmente, se volete dare maggiore certezza al tutto, un punto di colla ci sta sempre. Continuiamo a immettere fiori. Oramai avete capito, seguite una consecuzio in tutto ciò e riempite tutto l'ovetto di fiorellini. Adesso continuiamo, così io continuo anche più ordinatamente, e state con me per vedere tutta l'intera composizione. Ci vorranno 2 o 3 anni circa. Qua alla fine di un lungo lavoro, anche rilassante se vogliamo, però lungo, ecco il nostro ovetto tutto di carta e perline. Allora, questo ovetto ha un costo totale di, quantificando le perline, 2 euro circa, insomma, quindi rendetevi conto cosa si può fare con 2 euro. Ho valutato il costo dell'ovetto, che è stato 1,45 euro, sono andata a controllare, il poco spago, un po' di perline e la carta pacchi, che può essere anche la carta del panificio, non deve essere per forza il rullo di carta pacchi. Quindi sbizzarritevi e questa Pasqua passatela all'insegna delle cose belle a poco prezzo, ma fatte con tanto amore, con tanta creatività e ad arte. Adesso io vi faccio delle foto che vi facciano vedere meglio e appieno la bellezza di questo ovetto, perché è veramente veramente bello, pieno di volumi e morbidezza. E poi noi ci vediamo dopo. Spero che questo lavoro vi piaccia, come vi stanno piacendo tutti i lavori che Arte per Te sta proponendo per questa Pasqua. E allora vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Che belle le nostre uova di carta, non sono deliziose? Basta un ovetto come sostegno, tanta carta pacchi e molta pazienza, e il resto viene da sé. È un uovo veramente carino che potrete usare sia come cadeau, come regalo, che come decorazione per la vostra casa. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, ritagliatemi un bel pollice in su e soprattutto condividete il video sulle vostre pagine Facebook. Mi raccomando, vi aspetto sempre sulla pagina Facebook di Arte per Te, o su Instagram o sul blog. Vi lascio il link qua sotto nel box informazioni. E con Gabriele vi aspettiamo sempre 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 sul nostro secondo canale, Due Cuori Una K. Vi metto qui il link di accesso
diretto. Iscrivetevi e gioite con noi delle gioie della cucina. Bene, non mi rimane che augurarvi una splendida e serena Pasqua e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Arrivederci!